Facebook di Beppe Grillo, un post scatena insulti e offese a Laura Boldrini, sdegno del Presidente del Senato Grasso e solidarietà bipartisan alla Presidente della Camera. In serata poi i 5 Stelle prendono le distanze. Marco Frittella. La fine della settimana dei disordini parlamentari non bastava la denuncia contro il Grillino De Rosa per gli insulti sessisti a 7 deputate democratiche. Su Facebook Grillo oggi lancia la domanda: cosa fareste con la Boldrini in macchina? Piovono centinaia di commenti di ogni tipo nei confronti della Presidente della Camera, di cui i 5 Stelle chiedono le dimissioni. Sdegno generale. Tutti protestano per le offese sessiste alla Boldrini, a cominciare dal Presidente del Senato Grasso, tant'è che i commenti vengono cancellati dallo staff dei 5 Stelle. Ma la critica alla Boldrini resta. La Presidente della Camera Boldrini ha stravolto le regole democratiche usando la ghigliottina, impedendoci di far votare la nostra proposta di scorporare il decreto IMU, facendo approvare solo questo e decadere invece quello della Banca d'Italia. Grillo e Casaleggio vanno anche alla carica contro Letta, che aveva evocato la tolleranza zero per i non democratici. Minacce, rispondono in un post titolato Tolleranza Letta, minacce di chi vuole eliminare l'opposizione. Sulla graticola viene messo infine Corrado Augias per un commento alle parole di Alessandro Di Battista, il quale in una intervista ad Aria Bignardi aveva rivendicato la propria indipendenza da Grillo. Avessero minimamente una volta interferito sulla mia indipendenza intellettuale, io già me ne sarei tornato sulle ande a scrivere. Non è vero, Grillo e Casaleggio vi fanno fare quel che vogliono, ha commentato Augias, e vi portano allo squadrismo. Quello che hanno fatto in questi giorni in Parlamento è squadrismo. Sa che è ancora peggio? Che è squadrismo inconsapevole. Quando Di Battista dice sono nato nel 78, si figuri il fascismo. Bene, lui non lo sa, ma il fascismo era così.